Dal mare di Avola abbiamo risalito le pendici dell'Etna fino al rifugio Sapienza, a quasi 2000 metri d'altitudine, nel comune di Nicolosi. Per l'arrivo della quarta tappa del Giro d'Italia abbiamo pensato ad un piatto speciale, un dolce, i cannoli siciliani. Che cosa ci serve? Farina, marsala, uova, strutto, aceto, un pizzico di sale per i cannoli e ricotta di pecora, zucchero e gocce di cioccolato per il ripieno. Mettiamo farina, cacao amaro, pizzico d'aceto, un uovo, un po' di marsala, strutto e iniziamo a mescolare. Dopo che il panetto inizia a risultare sodo, lo impastiamo un attimo e lo lasciamo riposare circa un'ora. Per il ripieno mettiamo cioccolato, lo zucchero e ora ricotta. Mescoliamo e il nostro ripieno è pronto. Ora tagliamo la sfoglia in quadrati, spennelliamo la parte interna per far sì che aderisca e iniziamo a girare. E ora friggiamoli, il segreto è friggerli bene.